Ma come cazzo si fa? Ma come si fa? Pareggiare con Lecce? Ma dai! Ma come si fa a pareggiare queste partite? Che merda! Io ragazzi, se c'è una cosa che odio è non fare i punti contro queste squadre. Veramente è una cosa che... No, non la posso sopportare. Io capisco pareggiare con l'Atalanta, ma non puoi pareggiare con Lecce. Ma... No, no, non si può. Un calcio d'angolo. Non sapete battere un calcio d'angolo. Tutti sul portiere. Ma sveglia. Non abbiamo creato un'occasione da calcio d'angolo. Ne avremmo battute almeno una decina. Un'occasione da calcio d'angolo non l'abbiamo creata. Tutti sul portiere. Dai, oh. Adesso non siamo neanche più secondi perché la Lazio ha una partita in meno. La Juve vince stasera. La Juve vince stasera. Non si può non vincere queste partite. Queste sono partite che devi entrare in campo e devi mangiarti gli avversari. Li devi sbranare. Non puoi non vincerle. Siamo scesi in campo con una flemma, ragazzi. Veramente, oh, senza voglia oggi. Ma cosa ci avevate? Cosa avevate oggi? Non è possibile non vincere queste partite. Non è possibile. Gli esterni che non puntano l'uomo. Biraghi veramente sta diventando irritante. Tutti i cross, tutti sul difensore. Lo centra in pieno. Uno ne ha azzeccato e abbiamo fatto gol. Ma tutti gli altri, tutti addosso al difensore. Candreva non ha puntato l'uomo neanche una volta. Tutti i cross sbagliati. Lautaro e Lukaku oggi inesistenti. Oggi inesistenti tutti e due. Cioè, poi... Tralasciamo il fatto che Lecce doveva giocare in 10 perché quello lì non puoi non dare il cartellino rosso, quello è rosso sacrosanto, non glielo puoi non dare. Comunque, no, non attacchiamoci all'arbitro perché ragazzi, oggi la colpa è solo ed esclusivamente la nostra. Perché anche in 11 contro 11, Lecce-Inter è una partita che te la devi portare a casa in un modo o nell'altro. No, non si può non portarsi a casa i 3 punti da... Veramente ragazzi, Ho un'incazzatura addosso che non potete capire, perché veramente io mai mi sarei aspettato di non vincere contro il Lecce, cioè con l'Atalanta ci poteva stare, ma con il Lecce, dai, con il Lecce non vinceva da 4 partite il Lecce, non vinceva da 4 partite. Non è possibile, non è possibile non portarsi a casa i 3 punti. Non lo so, veramente, sono di un'incazzatura assurda. E la colpa oggi è nostra, la colpa oggi è solo ed esclusivamente nostra. I giocatori sono scesi in campo senza voglia, con una flemma assurda, camminavano, c'era gente che camminava. Veramente, è assurdo. Poi sul gol, Skriniar mi deve spiegare dove va. Dove stai andando, Skriniar? Ma vieni verso l'interno. Cosa vuol dire che continui a correre verso la linea di campo? Quella era una palla tua. Bastoni si è fatto la sua dormita e ta, abbiamo preso gol. 1-1. Poi, l'ultima punizione, buttata in mezzo, anche lì, a caso... Neanche l'ultima occasione ci siamo potuti. Abbiamo potuto creare tutti gli angoli sul portiere e basta. Partita di merda, ragazzi. È giusto che la Juve ci superi. Come, cioè, che su, cioè, ci superi. Che allunghi, perché è giusto così. Oggi meritiamo che la Juve allunghi. E meritiamo anche di tornare al terzo posto. E meritiamo che la Lazio ci supera. Perché oggi abbiamo fatto cagare. Punto e basta. Veramente. Sono di un'incazzatura assurda. C'ho un'incazzatura addosso veramente che non potete capire. Oggi veramente scandalosi. Oggi male, male, male. Oggi uno schifo. Oggi veramente uno schifo. Live reaction sarà online stasera. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Veramente, vaffanculo, vaffanculo.